Il cammino intrapreso dal cercatore per raggiungere la consapevolezza spirituale all'interno del nostro ordine, noi lo percorriamo attraverso il cammino iniziatico. Stiamo parlando di quel cammino che riporta l'uomo e la sua vera natura al centro della sua vita, liberandolo da un'influenza eccessivamente invasiva proveniente dal mondo esterno, che può minarne l'armonia interiore, interferendo nel contatto con se stessi. Il mondo in cui si vive è il nostro posto, dove ci si misura con le realtà materiali, dove si può godere delle cose terrene, vivere situazioni e fare le esperienze. Molto spesso succede che, travolti dalla frenesia, si arrivi ad identificarsi illusoriamente con le cose della vita materiale che ci attraggono o con alcune delle nostre ambizioni, nella convinzione erronea del tutto illusoria di poterci realizzare esclusivamente attraverso di queste. Questo processo ci allontana drammaticamente dal venire a contatto con la nostra autentica natura, spostando la nostra attenzione su altre cose, instaurando un meccanismo illusorio molto insidioso, che si alimenta della gratificazione immediata sul piano dell'ottenimento delle cose terrene, intese come opportunità della vita quotidiana o altre cose materiali. Il problema non sta certo nella vita mondana e nelle gioie che possono derivare dai beni materiali, ma bensì la dimensione che possono raggiungere l'interiorità dell'individuo, estromettendolo dall'essere il centro di se stesso, mettendovi in situazioni oggetti e realtà materiali provenienti dal mondo esterno. Questo meccanismo, tanto comune nell'uomo moderno, ha sempre effetti assolutamente devastanti e immediati sulla persona, che vivendo un'interiorità snaturata, dove al centro non c'è più se stesso, ma cose che vengono dal mondo circostante, egli soffre non solo di un grande disorientamento, ma perde proprio la cognizione di sé, non sapendo più trovare il reale modo di realizzarsi, ma illudendosi di poterlo fare attraverso cose e situazioni che gli sono esterne. Basilarmente non c'è niente di male nel godere delle cose terrene, anche in abbondanza, se in maniera sana, a patto che questi beni, che dovrebbero essere delle grazie ricevute, non diventino fonte di ossessione, insicurezza, frustrazione, o che non occupino talmente tanto la nostra mente da non permetterci di vivere altro che non del godimento di questi ultimi. Grande debolezza interiore, fragilità e instabilità si concretizzano in chi può essere felice in armonia solo a patto di possedere certe cose che sono solo della materia, perché ritenute più importanti anche del proprio sé. Chi adotta quella visione delle cose sarà sempre spaventato, ricattabile, frustrato, perché per star bene e provare un'illusoria armonia avrà sempre bisogno di qualcosa che viene dall'esterno, magari addirittura quando quel qualcosa si può solo ricevere da altri, cadendo pregiunte al loro potere. La Divina Commedia, il celebre capolavoro di Dante Alighieri, è un'opera perennemente attuale a questo proposito, specialmente a livello filosofico, simbolico ed umanistico, e calza molto bene come esempio di cammino per il raggiungimento della consapevolezza spirituale. L'autore ci accompagna in un viaggio iniziatico e simbolico nell'interiorità più intima e profonda dell'animo umano, attraverso simbolismi e rappresentazioni allegoriche di grande spessore. Nell'opera di Dante verranno ritratte con spietata efficacia le conseguenze di una bassa consapevolezza interiore dell'individuo, che come nel canto quinto degli Lussuriosi dipinge i dannati come in balia dei venti che li scuoteranno, o come nel canto settimo degli Avari, che avendo dedicato la loro esistenza al denaro, nell'inferno quindi vengono obbligati come castigo all'inutile gesto di spostare perennemente macigni o altri oggetti pesanti, allegoria che rappresenta inequivocabilmente l'inutilità delle loro azioni perpetrate in vita. Ogni manifestazione concreta di debolezza verrà dipinta nella sua meccanica psicologica e comportamentale, attraverso delle rappresentazioni simboliche straordinariamente efficaci. Dante Alighieri deteneva il titolo di Cavaliere Kadosh presso l'FSKIPFT, l'antico Fidei Sancte Kadosh Imperialis Principatus Frater Templarius, un ordine di filiazione templare molto antico,
nel quale, come molti iniziati della sua epoca, lo esprimeva in codici e messaggi filosofici e culturali che non era consentito divulgare liberamente dalle autorità dell'epoca. In diretta testimonianza del suo profondo vincolo con la cavalleria templare, nel canto 23esimo del Paradiso verrà condotto alla perfetta visione della beatitudine di Dio da colui che seguì le regole dell'ordine, ovvero San Bernardo da Chiaravalle. La rappresentazione della condizione umana attraverso l'icona d'inferno, purgatorio e paradiso è una metafora sottile, allo stesso tempo omnicomprensiva, del cammino dell'uomo nella sua esistenza. L'uomo in vita esordisce forzatamente nell'inferno, in quanto sperimentatore di ogni cosa, nella novità dell'esperienza, egli è sopraffatto e rischia di cadere vittima di se stesso, nell'ingordigia, nella ricerca dell'eccesso fino a se stesso. È la fase in cui l'uomo è, come dire, posseduto dalle cose che desidera, che gli appaiono più grandi di lui e le quali acquisiscono un peso sproporzionato nell'interiorità dell'individuo, che non riesce a tenere il centro della sua dimensione, indipendentemente dall'ottenimento o meno di queste mete materiali. Così è il purgatorio a rappresentare quella fase di evoluzione interiore, dove l'uomo, pur continuando a soffrire, succube delle realtà materiali poste sul suo cammino e delle proprie inadeguatezze interiori, si rende conto di questo per la prima volta ed inizia comunque un percorso interiore al fine di superare tutto questo. Infine, ecco il paradiso che si viene a realizzare nell'uomo. Quella dimensione di armonia interiore che nasce da una saggezza e da un'interiorità matura e consapevole, dove l'uomo non è più schiavo delle sue paure, delle sue ambizioni, dei suoi vizi o di qualsiasi altra cosa esterna a lui che lo possa dominare. Egli diventa finalmente il centro di se stesso e, rendendolo satellite ogni altra cosa, guadagna così il paradiso, che è il suo stato interiore finale, ormai libero e sovrano. È altrettanto lampante quanto sia necessario, secondo l'opera del poeta, vivere questa dimensione materiale affrontando da principio quel cosiddetto inferno, se poi si vuole raggiungere in maniera consapevole il paradiso. Nell'uomo, che abbia completato tale tragitto interiore, non viene a realizzarsi l'astensione, neanche minima parte del godimento delle gioie materiali o della vita terrena intesa come il quotidiano. Al contrario, si realizzerà con lo stesso vissuto la gioia del poter finalmente gustare la vita quotidiana e materiale ancora più pienamente, per la prima volta nella libertà e nell'indipendenza mentale e spirituale da ogni gabbia interiore.